Poracci, il mondo delle mod di Breath of the Wild dà sempre grandi soddisfazioni. Moss è stato rapidissimo nel riconoscere il capolavoro del 2017, ma era impossibile sbagliare. Per questo le vostre risposte sbagliate mi hanno spezzato in due. Ho letto roba veramente di classe, ma premio per semplicità e rapidità di esecuzione Def, che con Spirit Cats mi ha fatto ridere più del dovuto. Sono pessimo, lo so. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Ma aspettate, è un gioco? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Vuoi un passaggio? Cosa? Le belle scarpe! Ah, sì, grazie! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e poi subito dopo si va in live. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, tutta all'insegna dei leak, e mi raccomando, subito dopo il TG Poro vi voglio vedere in live sul sito Viola, dove seguiremo insieme il reveal del primo trailer del film di Super Mario. L'appuntamento è alle 21:45 e non c'è tempo da perdere, mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo col solito angolino del per fortuna che sono poraccio. Ieri abbiamo visto una limited bella gustosa ma fuori budget, mentre oggi è il turno di una riedizione che... non lo so, la lascio commentare a voi. Esattamente un anno fa usciva Far Cry 6, un titolo sicuramente non brutto, ma che faceva veramente poco per scrollare di dosso ai giocatori la sensazione di fatica stremante che ormai comunicano tutti gli open world targati Ubisoft. Un sesto capitolo, insomma, che non è riuscito a lasciare il segno, ma non per il suo publisher, che ha appena pubblicato un'edizione GOTY di Far Cry 6. Game of the Year non si sa bene per chi, ma a quanto pare l'appellativo serve a giustificare i 120 euro necessari per l'acquisto. Ovviamente si tratta di un pacchetto digitale bello corposo che, oltre al gioco base, aggiunge il Season Pass e le espansioni di prossima uscita e tante altre cose, ma come prezzo sembra decisamente fuori scala. Voglio sapere se tra di voi c'è qualcuno potenzialmente interessato a spendere 120 euris su Far Cry 6. Sorprendetemi. E a proposito di full price che non convincono, è stato appena svelato il nuovo capitolo della serie Need for Speed, chiamato Unbound. E qui sono molto combattuto. Da una parte abbiamo il ritorno di una serie storica assente dalle scene dal 2019, con un hit che non è che avesse proprio entusiasmato. Poi allo sviluppo c'è il ritorno di Criterion, che tra le tante cose sono gli autori della serie Burnout, e che già hanno lavorato su Need for Speed, e il loro ultimo contributo risale al 2013 con Rivals. Dall'altra parte però abbiamo uno stile in cel shading che proprio non mi convince. Vince, va bene la tamarraggine, ma ci avrei visto meglio qualcosa di più realistico. Il titolo uscirà fra pochissimo, il 2 dicembre, e non so, il prezzo pieno è una bella mazzata, soprattutto considerando quanto saranno pieni i prossimi mesi. Voi ci state facendo un pensierino su Unbound? E chiudiamo con una notizia molto interessante. Sony ha annunciato l'integrazione del PlayStation Network all'interno di Steam, e a partire da oggi gli utenti in possesso di una copia PC di Marvel's Spider-Man potranno collegare il proprio account PlayStation su Steam. Non è ancora chiaro se questa feature verrà estesa a tutto il catalogo PlayStation Studios su PC, anche sui titoli già pubblicati, e soprattutto quali saranno i vantaggi di questo link. Certo è che se in futuro sarà possibile ragionare su cross save e trofei, per me sarebbe il paradiso. Steam Deck diventerebbe veramente l'erede spirituale di PSP e PS Vita. Altro che il rivale di Switch. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e continuiamo con i leak relativi al film di Super Mario, perché questa volta è il turno del volto di Peach e non solo. Manca pochissimo alla reveal ufficiale, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa, mi raccomando, skippate subito al capitolo successivo. Vi do qualche secondo per pensarci bene. Poro. Il leak riprende esattamente dove ci eravamo lasciati, perché se ieri questo fantomatico impiegato del McDonald's aveva postato una foto fatta di sfuggita, quello che sembrava un dépliant promozionale per il film di Super Mario, oggi abbiamo nuovi scatti che contestualizzano la fonte. In realtà si tratta sì di un gadget promozionale, ma più nello specifico di un calendario per l'anno 2023.
Oltre al render di Mario, che ha fatto tanto discutere, alla sua destra possiamo vedere Peach in una versione decisamente più convincente rispetto all'idraulico. Nel senso, mentre per Mario, ora disponibile anche in HD, bisogna abituarsi un pochino e già rispetto a ieri questa ipotetica versione mi convince di più, per Peach è amore a primo sguardo e nonostante la bassa qualità il modello riesce a catturare perfettamente lo spirito del personaggio e delle sue varie incarnazioni videoludiche, pur mantenendo questa impostazione che vagamente, molto alla lontana, tende al realistico. Io insomma l'ho trovata molto convincente, ma fatemi sapere voi quali sono le vostre prime impressioni. E poi vogliamo parlare del logo del film? Ah, di questo se possibile sono ancora più contento. E nonostante non si siano proprio impegnati per trovare un titolo fantasioso, fonte e colori rimandano alla giocosità e all'immediatezza del Mario dei primi anni 90, l'epoca che preferisco in assoluto per quanto riguarda l'icona Nintendo. E spero, voglio essere fiducioso, che questa scelta sia proprio rappresentativa del tono della pellicola. Voi poracci, che cosa ne pensate? E intanto però torniamo a parlare di Nintendo e censura. Negli ultimi anni abbiamo visto come la grande N si sia via via dimostrata sempre più permissiva per quanto riguarda i contenuti sensibili presenti all'interno dei software pubblicati sulle sue piattaforme, ma la situazione potrebbe essere già cambiata, e anche radicalmente. Se seguite il TG Poro da un po', vi ricorderete che oltre a giochi scandalosi presenti su eShop come il titolo che si gioca con una mano sola, negli ultimi anni molti sviluppatori di titoli maturi erano stati costretti a censurare le proprie creazioni su piattaforme Sony, mentre non avevano ricevuto alcun tipo di censura nell'approdare sullo store Nintendo. Ma recentemente il publisher Gamuzumi, specializzato in giochi per adulti, ha fatto sapere che il suo ultimo titolo dal nome Hot Tentacles Shoot, vero GOTY 2022, è stato rifiutato da Nintendo perché andrebbe contro le policy di pubblicazione su Nintendo eShop. Gamuzumi spiega che il motivo è la presenza di seni scoperti all'interno del gioco, un elemento che rischierebbe di danneggiare l'immagine del marchio Nintendo e quindi non più consentito dalle policy. Ancora non è chiaro cosa accadrà con i software già pubblicati, ma è sicuro che da ora in poi, per avere versioni non censurate di questi giochi, bisognerà per forza andare su Steam. E vi dirò se questo significa migliorare anche il processo di controllo qualità su eShop, ben vengano limitazioni del genere. Lo store ormai è invaso da titoli da 4 soldi che molto spesso ingannano gli acquirenti con titoli altisonanti e copertine provocanti, ma poi alla fine si tratta di software che definire mediocri è riduttivo. Quindi mi dispiace per chi aspettava con trepidazione Hot Tentacles Shoot o Elves Christmas Entai Puzzle, ma a quanto pare Nintendo attuerà controlli molto più severi su titoli del genere. E chiudiamo commentando il nuovo trailer di Pokémon, perché in questi 14 lunghissimi minuti dedicati al gameplay di Scarlatto e Violetto ne sono successe di tutti i colori, tra leak e performance scandalose. Il problema nasce nella versione occidentale di questo trailer, il cui obiettivo è quello di presentare tutte le sfaccettature del gameplay di questa nuova generazione Pokémon e delle tre modalità principali in cui sarà divisa l'avventura, che avrà un sapore molto meno lineare rispetto al passato. Tutto molto bello, ma rispetto al Giappone abbiamo ricevuto delle immagini che spoilerano in modo clamoroso degli elementi eliminati dalla versione originale. Per esempio, in questa scena è possibile vedere delle icone che rimandano a dei Pokémon non ancora annunciati. In questo frame c'è un Pokémon sconosciuto, nascosto dietro all'interfaccia della telecamera, e anche qui abbiamo uno sguardo confuso a un Pokémon mai visto prima. Come potete vedere, tutto questo nella versione giapponese non c'è, e in più anche la grafica sembra peggiore. Guardate ad esempio questo mulino a vento. Nel trailer occidentale potete contare i frame a occhio nudo, mentre nella versione giapponese la situazione sembra leggermente migliore. C'è chi ha ipotizzato che la differenza nasca da problemi di editing, ma in realtà credo si tratti più che altro di una differenza nata dalla scelta di aver utilizzato due build differenti del gioco per catturare la stessa scena. Ora però bisogna solo capire quale delle due versioni è la più recente e quale sarà più simile al prodotto finale. Per me questi 14 minuti non sono stati proprio entusiasmanti e anzi, togliendo la realizzazione tecnica, in realtà si è visto tanto ma ben poco che riesca a interessarmi. E a parte il design dei Pokémon con un Firagiraffe che è semplicemente geniale, sulla carta trovavo molto più affascinante leggende Pokémon Arceus, ma sarò felice di essere smentito all'uscita del gioco. Voi poracci, che cosa ne pensate? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno, ma soprattutto vi aspetto fra pochissimo in live per vedere insieme il trailer di Super Mario The Movie The Bros.
de film, de pellicola. Mi raccomando, non mancate, e se mancate comunque fate bravi, riposatevi, dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Peach, Michele Bros, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!